Cari amici, buonasera, buongiorno, secondo di quando vedete il video e benvenuti in questo video nuovo, torno dopo qualche settimana di assenza per parlarvi di un argomento che a me sta abbastanza a cuore, ovvero il liceo classico. Perché in quell'epoca in cui noi viviamo si sente spesso parlare di questo liceo, di questa scuola. E si menziona in alcuni casi, almeno ho visto, ho letto diversi commenti, non solo c'è chi desidererebbe l'abolizione di questo liceo, ma anche ci sono dei commenti poco lusinghieri a volte quando un ragazzino esprime questa sua opinione, esprime la sua volontà a fare, a seguire in questo percorso di studi. Le motivazioni sono più svariate, perché il latino e il greco non servono a niente, perché le materie umanistiche non servono, perché bisognerebbe orientarsi su profili più tecnici, perché sono quelli che servono. Ora, avendo io fatto questo liceo, diciamo che è un po' gioco forza che io ne prenda le difese. Però vorrei fare un discorso un pochino più generale, perché il liceo classico, come mi disse una mia insegnante quando ero al ginnasio, che ora tra l'altro non esiste neanche più, insegna a studiare. Cioè, non è assolutamente vero che chi studia il classico non possa poi decidere di orientarsi verso una carriera scientifica. Io ho tanti amici che sono diventati ingegneri, medici con maturità classica sulle spalle. Questo perché appunto la formazione delle materie umanistiche, specialmente del greco e del latino, apre la mente per poter poi studiare qualsiasi cosa. Per quanto riguarda il latino e il greco, si dice, ma in effetti sono lingue morte, è molto meglio concentrarsi sull'inglese o su altre lingue più vive, diciamo. Fermo restando che nessuno vieta questo, perché ovviamente l'inglese è una lingua che oggi va conosciuta alla perfezione se si vuole fare un lavoro impiegatizio, perché oggi è essenziale conoscerlo. Ma il latino e il greco sono lingue la cui grammatica e soprattutto la cui letteratura aiutano tantissimo nella vita. Forse non ce ne rendiamo tanto conto perché chi non le ha studiate non ha questa percezione, però nella nostra lingua tante, tante, tante parole sono derivate proprio direttamente da queste lingue qui. Ovviamente perché l'italiano è una lingua neolatina, quindi grazie che derivi dal latino. Però noi non ci rendiamo conto a volte che parliamo, usiamo proprio delle parole derivate da queste due lingue. Per esempio, vi sarà capitato forse di mettere delle gocce negli occhi, cioè di acquistare un collirio. Ebbene, sui colliri possiamo vedere questo, che è uno di quelli che uso io. Quindi c'è questa scritta qui, dice uso oftalmico, no? Dice, ma come mai si chiama oftalmico l'utilizzo di un collirio, che comunque è un prodotto che viene inserito nell'occhio, delle gocce da mettere nell'occhio? Perché in greco oftalmos è occhio. Tutti i nomi di piante, di animali, nomi scientifici sono latini. Quindi il latino in questo caso è una lingua super partes, che supera, diciamo, i confini dell'inglese. In italiano abbiamo tante parole che derivano dal greco, perché per esempio se ci fa male qualcosa, quasi sempre un dolore avrà una desinenza in algia, sciatalgia, lombalgia, pubalgia, nevralgia. Quante volte abbiamo usato queste parole? Spero il meno possibile, ma insomma qualche volta sarà capitato. Ebbene, perché algia? Perché in greco algos vuol dire dolore. Quindi chiaramente la parola vuol dire dolore a quella determinata zona, quindi sciatalgia è dolore del nervo sciatico, per esempio. Per quanto invece riguarda altre parole dell'ambito medico, anche lì quasi tutte hanno un'etimologia greca. Per esempio, un maschio va dall'andrologo, che è il medico che cura la salute maschile, perché naturalmente andros in greco vuol dire uomo. Analogamente la donna va dal ginecologo perché gynaikos vuol dire donna, quindi anche lì etimologia greca. Anche per esempio una parola che ha un'etimologia a mio avviso molto bella, che anche se è usata poco perché è un oggetto che non si usa più in questo secolo, cioè la clessidra, se ne usano poche, sono oggetti più che altro decorativi, in greco deriva da clepsidra, clepso. Vuol dire dal verbo clepto rubare, cleptomane per esempio, pensate al cleptomane che è uno che ruba, una patologia. Clepsidra
che porta a rubare, e poi hydros, udros, acqua. Quindi ladra d'acqua. Cioè, perché ladra d'acqua? Perché anticamente le clessidre venivano costituite con un recipiente dentro il quale veniva messa l'acqua e poi veniva fatto un buco sotto, e quindi il tempo di svuotamento di questo recipiente, da cui l'acqua scendeva goccia a goccia o leggermente, costituiva appunto la misurazione del tempo. Poi successivamente le clessidre, oggi se voi ne comprate una, non hanno più liquidi ma hanno sabbia. Inoltre, se qualcuno vi porterà una lettera, per esempio, sarà il latore di questa lettera. Perché sarà il latore? Perché ferro fers, tu latum ferre, verbo latino, che vuol dire portare. Lator, colui che porta. Quindi la nostra lingua neolatina deriva direttamente da queste due lingue classiche, quindi il liceo classico mi aiuta un po' a comprendere quelle che sono le etimologie, le origini delle parole. Oltre al fatto che sempre al classico studiate una letteratura e degli autori come Seneca, come Orazio, come Catullo, Ovidio, Cicerone, Agostino, la cui conoscenza sarà essenziale per poter proprio comprendere le dinamiche della vita e anche della morte, nel caso di Seneca, per esempio, che è un grande filosofo, uno dei più grandi filosofi della latinità, secondo me. Quindi il liceo classico apre la mente a tante culture, a imparare tante culture. Quindi le sue materie all'interno di questo percorso di studi di 5 anni vi faranno diventare delle persone aperte mentalmente, vi faranno capire le dinamiche, i meccanismi, si può dire, della stessa vita, attraverso quelle che sono poi le nostre origini, perché appunto la lingua italiana deriva dal latino. E ha, come vi ho dimostrato in alcune piccole parole, un forte legame con la classicità. Per cui il liceo classico è una scuola, a mio parere, fondamentale. E quindi chi ne desidera l'abolizione, ecco, io raramente prendo una opinione o desidero un'opinione in questi video, ma ecco, una persona che desideri veramente l'abolizione del liceo classico, secondo me, non ha realmente compreso la grandezza assoluta della cultura classica e la sua importanza nella nostra vita e anche nel nostro secolo, che diciamo non è propriamente il top per gli umanisti, però è importante, perché come ho lessi tanto tempo fa in un libro che è uscito, insomma, un libro che è uscito qualche tempo fa, del professore Dionigi, che è un latinista dell'Università di Bologna. In questo libro lui scriveva che se lo scienziato, risponde alle domande, risponde alle domande di un umanista. Quindi se lo scienziato risponde, l'umanista chiede. Quindi l'umanista pone le domande alle quali risponde uno scienziato. Quindi fondamentale, e da questo punto di vista ancora è importante la cultura classica. Grazie.